Ciao a tutti gli amici di eximardoro.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare di nuovo dei prodotti della Nacon, in particolar modo del gamepad Nacon GC100F. La confezione, come possiamo vedere, è priva del controller in quanto già l'abbiamo estratto dalla confezione. Confezione molto semplice, blanda, troviamo semplicemente le specifiche tecniche diverse, riportate in diverse lingue e quant'altro. Confezione del gamepad troviamo la classica manualistica e ovviamente il controller stesso. Come possiamo vedere, il design è identico a quello della Xbox, la colorazione è completamente nera, troviamo soltanto ai lati una superficie gommata di colore grigio scuro con riportato il logo dell'azienda, in questo caso Nacon. Il design, come abbiamo detto, è identico a quello del controller della Xbox. Troviamo dunque due levette analogiche, un pad digitale, i classici pulsanti colorati, un pulsante per tornare indietro, uno di start e uno per far riconoscere il computer, il gamepad che è ovviamente plug and play. Troviamo inoltre, a differenza di altri controller, o comunque quello della Xbox, il tasto, scusate, per switchare la modalità Direct Input 8 e X-Input, che sono due standard che ci permetteranno di usufruire di questo gamepad con qualsiasi gioco attualmente in commercio su computer. Nella parte superiore ovviamente troviamo due ulteriori tasti, due grilletti che magari ci permetteranno di agevolare la guida durante eventuali giochi di corsa su computer. Il cavo USB non è rivestito in treccia di tessuto, ma è semplice gomma, così come anche il connettore USB non è placcato in oro. Nel retro dello stesso troviamo una struttura sagomata per impugnare meglio il controller e ovviamente un piccolo adesivo. Con questo è tutto, dunque vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto da tutto lo staff.